Per quanto difficile questo tempo può essere utilizzato per programmare il futuro in casa West, Avelino, cominciare a comprendere quali sono i giocatori sui quali puntare la prossima stagione e quali invece non rientrano più nei piani, perché le richieste non mancano, come nel caso di Alessandro Di Paolo Antonio. Guarda, l'abbiamo detto poco fa, in questo momento è sinceramente tutto un po' in stand-by da 15-20 ore a questa parte. Chiaramente io non posso nascondere che il ragazzo mi è stato richiesto da tantissime società, sia di Lega Pro che di Serie B. Non abbiamo dato priorità a nessuno, nel senso che sappiamo che Avellino, come ho già detto altre volte, purtroppo la società si è appena insediata, quindi loro mi hanno detto che stanno lavorando notte e giorno, perché ci sono tante cose da sistemare. Non ho parlato con nessuno lì, però valutiamo tutte le proposte, perché comunque, ripeto, il ragazzo secondo me meriterebbe un salto in Serie B, però è giusto anche fare un percorso che comunque capire anche i progetti tecnici di queste società che certo. sono interessate, e valutare quale possa essere la soluzione migliore. Io penso che lui meriti comunque il meglio in questo momento, sia a livello tecnico che anche suo personale, quindi vediamo, valuteremo tutte le cose che ci verranno offerte e decideremo insieme.